sta stampando. Sta piovendo e mio suocero mi chiama ogni 3 secondi. E noto, devo stare col braccio teso a pigiare fisso lì, perché sennò non ti prendo un cazzo. Sì. Comunque, oddio, ma che faccia fa? Oddio, guarda i giochi dietro come li deforma. Vabbè, comunque. Questo video lo devo fare la bellezza di marzo-aprile. Ma siccome sono una pelandrona di merda, perché non farla a settembre? Tanto per. Nonostante io stia spostando sempre questa cacchio di lampada per far sì che mi si veda bene decente in sto video, niente, c'avevo Fatima, Dio sa. Non sta così. Comunque, poi devo stare appoggiata lì, perché se no non continuo a fare video. Come li so fare bene i video. Comunque, perché questo filtro? Perché tutta questa situazione qui è abbastanza, come dice il maestro, goliardica, vai. È esasperante anche allo stesso tempo. Dicevo anche prima, dovevo farlo verso marzo, quando è capitata tutta questa cosa qua. Non avevo voglia. Di cosa si tratta? Cioè, di cosa andrò a parlare in questo video? Del fatto che... E niente, mi ha tagliato anche un pezzo di video. Devo fare in fretta. Insomma, sto parlando di Amazon Associate. Per chi non lo sapesse, è un programma di affiliazione di Amazon dove tu, a parte collabori con loro, metti i tuoi link e tramite cui questi link qua ti fanno avere una percentuale, insomma. L'utente finale non ti dà nulla a te, però tu ricavi su quello che lui compra. Se non sbaglio, è mio suocero. E niente, tu vai a mettere i tuoi link sotto i tuoi video, sotto i tuoi post, insomma, dove ti pare a te. E se uno compra tramite quei link, tramite quei link tuoi, tu guadagni qualcosina, ok? C'è un cashback. Fin lì non ci piove, ok? Intanto vi sto intrippando e niente, fino a lì nessun problema. Avevo questo account, anzi, in verità mio marito aveva questo account già da 2-3 anni, ma non lo usava mai. Allora me ne sono appropriata io, come una brava moglie. E lo usavo io, lo sfruttavo io, mettevo link sotto i video, però poi cosa è successo? Li ho tolti tutti, perché tanto non vedevo nulla di così eclatante, insomma, nessun cambiamento. Poi abbiamo ripreso in mano il canale, l'abbiamo trasformato e gliel'ho riutilizzato, ok? Metto un link sotto al video, quello lì di speed painting che ho fatto io, dove non parlo, quindi speed painting dove si vedono i frame tutto in velocità, per far vedere la progression, l'inglese. E ho dovuto ritagliare perché mio suocero urla contro la gatta. E niente, in quel video lì non parlo. Speed painting, tutto in velocità, musica, basta. Un link, il primo che metto. Succede che dopo 3 giorni facciamo una live e succedono un po' di casini, perché come ti pare doveva capitare un utente rompiballe. Caso strano, passa una settimana, passano 2, si arriva al 16 marzo e mi arriva la prima mail di strike. Io dico, non è possibile, non ho fatto nulla, cosa vogliono questi? Leggo, te hai chiesto ai tuoi utenti di cliccare sul tuo link, quindi sono click incentivati e quindi viola il nostro regolamento. Al che io sono rimasta così basita, perché lo fanno tutti. 99% degli youtuber che hanno un account Amazon Associate chiedono ai propri utenti, anche in modo proprio diretto, c'è il link sotto, clicca, capito? In questo modo qui. Io non ho parlato in quel video. Come ho fatto a incentivare? Quel video era muto, cioè muto. C'era la musica e basta, ma io non parlavo. Come ho fatto a incentivare? Ah, ma forse...
forse in una tua live hai detto che lì c'era il link. Io non mi ricordo, però anche se fosse lo potevo fare. Perché lo fanno tutti. No, che perché lo fanno tutti. Perché proprio il loro regolamento lo dice. Al che quella mail lì che mi diceva: guarda, hai 10 giorni di tempo, poi dopo prenderemo provvedimenti. Rimuovo subito il link, ma dopo neanche 2 giorni, lo rimuovo subito e li mando, nella mente li scrivevo sempre, li mando: guardate che l'ho tolto. E mi riarriva la copia del primo messaggio. Gli dico: guardate ragazzi che l'ho tolto, cioè io sto a posto così, cioè sto seguendo le linee guida della community, mi sembra strano, lo fanno tutti e solo a me andate a rompere le scatole, cos'è sta cosa? Non mi dicono niente, mi rimandano la copia di quel messaggio lì. Anche io mi sono insospettita, ho detto: ma non è che è un messaggio di spam? No, no, era proprio di Amazon, proprio Amazon che mi stava contattando. E succede che poi tipo, mi ricordo, mi sa, 6 aprile, sì, 6 aprile, mi bannano l'account, cioè quello di mio marito. E mi risponde questa tipa che lavora da loro e mi dice: no, guarda, questo è il regolamento. E mi mette 2 link che rimandano ai 2 regolamenti dove io posso mettere il link ovunque, no? Perché ovviamente ci sono sempre delle linee guida e posso dire ai miei utenti di cliccarci sopra. Se io metto un link sotto un video e dico alla mia utenza: ragazzi, ho il link del Barbagian in peluche sotto in descrizione che rimanda, che è il mio ref link, che se voi lo comprate mi dà un incentivo a me, mi dà un tot a me, ragazzi, è incentivare e l'incentivo è permesso.